Vuoi imparare a creare il tuo negozio online con Shopify partendo da zero? Sono Stefano Montana, creatore del blog montanabusinessonline.com e in questo video andrò a insegnarvi esattamente come creare il tuo business di successo attraverso Shopify. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi per insegnarvi come costruire il vostro business di successo, il vostro business profittevole, il vostro brand su Shopify. Shopify è la piattaforma perfetta per avviare il vostro business online con successo, ok? Vi insegnerò passo passo come creare appunto il vostro sito web, inserire i vostri prodotti e lanciarlo sulle reti, su tutti i social, su tutte le vie di comunicazione. Ovunque, in modo da vendere i vostri prodotti. Quindi, prima di tutto, vi metto il link in descrizione del link di Shopify, ok? Dove potrete ottenere una prova gratuita per 14 giorni, nessun rischio, nessun bisogno di inserire la carta di credito, quindi prova assolutamente gratis per 14 giorni su Shopify. E ovviamente, ripeto, basta inserire l'email e non avete bisogno di inserire carte di credito o cose del genere, ok? Quindi trovate il link in descrizione, cliccatelo e iniziate la vostra prova gratuita su Shopify. Andremo subito a inserire la nostra email creata in precedenza, stefanovideocorso@gmail.com. Non mi scrivete su questa email perché è solo un'email di prova, ok? Troverete la mia email sul mio sito, sul mio canale di YouTube. Ok, andiamo qui, creiamo il nostro tag. Quindi qui andrete ad inserire tutti i vostri dati, ok, già inseriti tutto quanto. Andiamo a creare il nostro sito web, il nostro website e-commerce, il nostro store nel quale metteremo i nostri prodotti, nel quale creeremo il nostro sito web da zero. Stefano Videocorso, ok? Abbiamo qui Welcome to Shopify Stefano. Grazie mille Shopify. Quindi, prima di tutto, abbiamo la nostra dashboard, ok? Abbiamo tutte le voci qui alla sinistra, super facile da usare, quindi assolutamente semplice e intuitivo, ok? Prima di tutto, ovviamente noterete che è in inglese. Per chi non parlasse inglese, c'è la possibilità adesso su Shopify di selezionare la lingua in italiano, ok? Quindi completamente in italiano, non vi preoccupate, anche se vi consiglio vivamente di lasciarlo in inglese, di impararvi l'inglese, perché l'inglese, ragazzi, nel 2018 è fondamentale, ok? Lo ripeterò 2000 volte, imparatevi l'inglese in qualche maniera, vedete film, parlate inglese alle turiste, fate quello che volete, le chat, tutto quanto, cercate di impararvi l'inglese, i corsi, va bene? Lo dico proprio come consiglio personale, come se foste miei amici, mie amiche e tutto quanto, ok? Quindi imparate l'inglese, ma fino a quel momento noi andremo a selezionare italiano, ok? Vi faccio vedere come si fa. Quindi andate su settings, account, ok, account e permissions, account owner, Stefano Videocorso. Qua potete mettere una bella foto, quello che volete, l'email e tutto quanto. Bio non è necessario, ok? Set language Italian o italiano, ovviamente. Quindi salviamo e tac. Tutto il nostro sito Shopify è magicamente in italiano, ok? Abbiamo quindi tutto in italiano e siamo pronti per partire. La prima cosa che voi vedete qui è la dashboard. Quando avrete gli ordini, avrete le sessioni, sarà tutto registrato qui molto facilmente, molto intuitivamente. Facebook vi dirà tutto quanto. Ok, prima cosa da fare. Prima cosa da fare è ovviamente, se il vostro trial di prova è terminato, è selezionare un piano, ok? Un piano di pagamento, di abbonamento per il tuo negozio. Scegli un piano di abbonamento da usare al termine della prova gratuita, ok? In questo caso dura appunto 14 giorni, io l'ho appena iniziata come avete potuto constatare, quindi 14 giorni gratis e qui Shopify ci dà le opzioni, ok, di abbonamento.
Partiamo quindi da una Basic Shopify, un piano tariffario basic da 29 dollari al mese, che sono più o meno 25 euro al mese, quindi una cifra, come potete ben capire, di meno di un euro al giorno, molto decisamente fattibile, ok? Considerando che le spese maggiori verranno più che altro dalla vostra pubblicità, da come voi saprete sfruttare le vostre vie di comunicazione, ok, social media, e dal traffico che voi genererete sul vostro sito web, sul vostro negozio e-commerce, ok? Quindi la spesa principale sarà in pubblicità, ovviamente, e non tanto in prodotti, anche quello ovviamente è un costo, ma Shopify decisamente è la spesa minore. Quindi non vi preoccupate, scegliete il piano tariffario tranquillamente, partite, vi consiglio da 29 dollari. Tenete conto tuttavia che Shopify si prenderà un 2% di commissione su tutte le vostre vendite, quindi se voi vendete per esempio 100 euro al giorno, Shopify si prenderà il 2% di commissione, ovvero 2 euro al giorno su 100 euro complessivi, ok? Se voi volete una commissione inferiore, quindi dell'1%, ovvero 1 euro invece di 2 euro su 100 euro di vendite, ok? Quindi se voi incassate 100 euro al giorno, ok, se voi andrete a pagare in questo caso con la tariffa da 79 dollari 1% di commissione, quindi 1 euro, ok? 1 euro su 100 euro incassati, in questo caso 2 euro, in questo caso 50 centesimi, quindi 0,5% di commissione, ma ovviamente dovrete pagare 299 dollari al mese. Ok, io questo piano assolutamente ve lo consiglio se siete a un livello assolutamente e decisamente avanzato, ok? In quanto dovete calcolare che questo piano conviene solamente, questo piano va bene solamente nel caso in cui voi facciate più di 10.000 euro al mese di vendite, ok? Assolutamente non è per beginners, ma per principianti. Questo per livello intermedio va bene, ok, con l'1% di commissione, ma assolutamente se voi siete principianti e state per iniziare, vi consiglio il Basic Shopify, ok, da 29 euro al mese, 29 dollari al mese, scusate, quindi 25 euro al mese, che vi prenderà 2% di commissione, ma ovviamente pagherete di meno. Il piano intermedio vi conviene se state vendendo, diciamo, avete un flusso costante di vendite, quindi un incasso costante sui 2.000 euro al mese, ok? Quindi sui 2.000 euro al mese vi conviene utilizzare questo piano tariffario, in quanto la commissione dell'1% andrà a coprire questa differenza di 50 dollari tra un piano tariffario e l'altro. Shopify intermedio, se ovviamente avete un incasso totale di almeno 2.000 euro al mese su Shopify, e Advanced Shopify se avete almeno 10.000 euro al mese di incasso, ok? Dovete poi farvi i calcoli voi, comunque più o meno è questa la differenza tra un piano e l'altro, quindi se andrete a fare 2.000 euro al mese su Shopify, quell'1% costituisce più o meno il 50 dollari al mese di differenza. Quindi mi raccomando, fondamentale da capire questo, per spendere il meno possibile su Shopify, quindi ovviamente incrementare i profitti. Andiamo successivamente a parlare di, abbiamo qui le impostazioni generali, dove notiamo subito che ci sono varie voci, ok, varie voci da poter analizzare. Prima di tutto generale, ok, più basic delle voci. Qui vedete che potete inserire tutti i vostri dati. Ok, la mail dell'account, l'email utilizzata con il cliente, questo è importante in quanto il cliente riceverà le vostre email, le vostre notifiche da queste mail, quindi assicuratevi di creare una email su una piattaforma che vi consenta di dare un nome alla vostra email decisamente professionale. Deve essere più professionale possibile. Mi raccomando, fondamentale la professionalità del vostro sito web, ok? Qui potete selezionare la valuta del negozio, ok, nel caso in cui vendiate in euro, in US dollars, in pounds, ok, potete ovviamente selezionare una sola valuta generale nel vostro sito web, ok?
Tuttavia ci sono delle applicazioni che vi permettono di appunto utilizzare diverse currency, ok, diverse valute sul vostro sito web, ma in finale andranno a pagare in euro. Quindi voi non vi preoccupate se per esempio avete un account bancario, quindi un conto corrente bancario in euro. Tutti i pagamenti sul vostro sito web avverranno in euro, quindi voi riceverete euro e non pagherete commissioni sui pagamenti ricevuti, ok? Non pagherete commissioni di exchange, di valute, eccetera, eccetera. Quindi non vi preoccupate, selezionate la valuta del negozio del vostro conto corrente. Ovviamente se siete italiani avrete il conto corrente italiano, quindi in euro, ok? Abbiamo qua il sistema di unità, l'unità di peso predefinita, lasciate tutto così, ok? Basato ovviamente sul vostro store, dove vendete, se vendete in America o in Inghilterra, per esempio, loro utilizzano il sistema imperiale con i pollici e cose del genere, ok? Chilogrammi penso che siano sempre chilogrammi, ok? Anche lì, quindi detto questo, ok, abbiamo dato una ripassata alle impostazioni generali, imposte, questo andrò a spiegarvelo successivamente. Ovviamente la parte delle tasse in Italia è molto importante, farò un video a parte, ok, relativo alle imposte italiane, anche parlando nel corso che andrò a creare. Quindi mi raccomando, state sintonizzati sul mio canale, andremo a parlare in questo momento più che altro dei gestori di pagamenti, ok? Fondamentale se ovviamente volete ricevere dei pagamenti. Avete in questo caso PayPal già impostato, ok? PayPal ve lo suggerisco in quanto almeno il 50% delle persone comprano con PayPal, ok? Perché se ne fidano. PayPal è il metodo più sicuro per acquistare e anche per vendere, quindi assicuratevi di avere PayPal nel vostro store online, ok? Come gateway di pagamento, il consigliato per il tuo negozio è Stripe. Stripe è super facile da usare, ok? È il più famoso come gateway di pagamento attraverso carte di credito. Quindi assicuratevi di avere Stripe e PayPal nel vostro store. Non avete bisogno di altro. Se volete ricevere, per esempio, pagamenti attraverso Amazon Pay, avete un prodotto vostro che vendete anche su Amazon, vi consiglio di utilizzare anche Amazon Pay. Altrimenti potete usare anche, dov'è? Il pagamento tramite Coinbase e-commerce, per e-commerce, grazie al quale potete ricevere pagamenti addirittura in Ethereum, in Bitcoin e Litecoin, e successivamente penso inseriranno altre cryptocurrency, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo i nostri metodi di pagamento, le persone possono pagare come vogliono e andremo quindi a pagamenti manuali, fornisce ai clienti istruzioni per pagare. Questo in caso in cui voi vogliate far pagare le persone cash on delivery, ovvero pagamento alla consegna, metodo molto utilizzato in Italia che vi consiglio di utilizzare se ne avete la possibilità. In questo caso dovrete pagare, ovviamente avete spese maggiori riguardo al servizio postale di pagamento tramite contrassegno, ok, via postale e bonifico bancario. Potete selezionare uno di questi tre o anche, penso sì, messo solo uno alla volta. Potete addirittura creare un metodo di pagamento personalizzato, potete creare e utilizzare quello che volete, ma se vendete in Italia cash on delivery, ovvero pagamento alla consegna, è molto utilizzato, soprattutto la gente italiana, i clienti italiani, la maggior parte ancora non si fidano a comprare online da siti e-commerce. Quindi ovviamente la maggior parte, se sono acquirenti abituali, per esempio su Amazon, su altre piattaforme online, acquisteranno da voi direttamente con carte di credito e soprattutto PayPal, ma molte persone ancora non sono abituate e vorranno pagare cash on delivery. Quindi se avete la possibilità, utilizzatelo, perché no? Io non ve lo suggerisco in quanto è più rischioso come metodo e per voi soprattutto è più costoso, ma se volete utilizzarlo fatelo, ok? Qui istruzioni del pagamento,
andrete a spiegare come pagare alla gente quando dovranno pagare e quando riceveranno il loro articolo, ok? Qui assicuratevi di inserire acquisisce automaticamente i pagamenti in modo da autorizzare direttamente i pagamenti quando andranno ad essere percepiti, quindi quando riceverete i pagamenti, ok? Salviamo tutto. E qui per quanto riguarda i pagamenti abbiamo detto tutto, ritorniamo a impostazioni. Ok. Checkout, molto importante il checkout in quanto sarà il cuore dello scambio tra voi e il vostro cliente, quindi dove il cliente andrà a firmare questo contratto virtuale, ok, con voi, questo contratto di acquisto. Mi raccomando, account facoltativo, ok, i clienti potranno effettuare il checkout tramite un account cliente o come ospiti, se vorranno potranno creare un account, quindi saranno più possibili di fidelizzazione. Metodo di contatto principale: i clienti possono effettuare il checkout con il numero di telefono, l'email. I clienti possono fare il checkout solo utilizzando l'email. Ok, questo è un metodo che vi consiglio di usare, quello del numero di telefono, solo se avete bisogno del numero di telefono dei vostri clienti. Ok, caso per esempio vendiate un prodotto digitale di magari high ticket, quindi di un costo con un prezzo decisamente elevato, potrebbe essere utile per poi contattare il vostro cliente direttamente, ok, tramite SMS, WhatsApp, quindi tramite il suo contatto telefonico. Tuttavia, se voi vendete e state vendendo magari prodotti come per esempio, facciamo l'esempio noi di moda, ok, avete un brand di moda, non avete bisogno necessariamente il numero di telefono, quindi potete utilizzare solo le mail, ok? Mi raccomando, anche perché le persone, ho notato che la maggior parte delle persone non si sentono a loro agio a dare il loro numero di telefono in generale alle persone, anche per esempio che hanno conosciuto da poco, ok? È una cosa, il numero di telefono abbastanza personale, che la gente, che le persone non danno molto volentieri. Quindi il mio consiglio è di iniziare. Quindi il mio consiglio è, se avete creato da poco il vostro sito web, avete iniziato da poco, di iniziare solamente con le mail, mi raccomando, ok? Perché le persone, come detto, sono il più riservate possibile, in quanto le persone ovviamente vogliono mantenere la loro privacy il più possibile, ok? Avete già visto cosa è successo con Facebook e tutto lo scandalo, eccetera, eccetera, delle informazioni. Quindi argomento molto importante, quindi da trattare con il velluto, ok, con i guanti di velluto. Metodo di contatto aggiuntivo: i clienti possono scegliere di aggiungere il numero di telefono o email per ricevere aggiornamenti sulla spedizione dopo aver completato l'ordine. Questo lo consiglio perché è un metodo facoltativo e soprattutto è dopo che hanno acquistato. Quindi, dopo che hanno acquistato, voi potete chiedere quello che volete, ma ovviamente in maniera consona, ok? Richiedi nome e cognome, importante per ovviamente la spedizione del pacco, nome aziendale nascosto, di solito la gente non ha aziende o cose del genere, quindi non assolutamente vi consiglio di mettere nascosto. Indirizzo campo 2 facoltativo, quanto è possibile avere magari scala interno, appartamento oppure vie particolari, quindi vi consiglio di tenerlo attivo. Numero telefonico dell'indirizzo di spedizione, qua sempre possiamo dire non nascosto facoltativo, dipende da voi, anche facoltativo penso vada bene, ma io suggerisco di non nascosto se non avete bisogno del numero di telefono, ok? Mentre il cliente sta effettuando il checkout, per impostazione predefinita utilizza indirizzo di spedizione o indirizzo di fatturazione. Questo è più comodo, è un metodo quindi più comodo per far acquistare il cliente, quindi il cliente andrà utilizzare direttamente l'indirizzo inserito senza inserirlo una seconda volta, sarà uno step in meno. Quindi meno steps, meno passi ci sono tra il cliente e il suo acquisto, più facilmente il cliente sarà convertibile. Quindi mi raccomando, assolutamente fondamentale, cercate di quindi tagliare, ok, lo spazio tra il cliente e il suo acquisto, in modo tale da velocizzare tutto il processo di acquisto. Il cliente vuole comprare in maniera rapida. Se fate per esempio acquisti su Amazon,
voi noterete subito come Amazon è capace di farvi comprare in un secondo. Quando voi create l'account, è già preimpostato, già tutto salvato, voi dovete solamente aggiungere al carrello, confermare acquisto, conferma indirizzo e voi riceverete il vostro ordine e pagherete il vostro ordine istantaneamente. Andrò quindi ad illustrarvi, ad insegnarvi come creare un sistema di vendite simile più possibile ad Amazon, capace quindi di sfruttare, ok, i sentimenti e le emozioni degli impulsive buyer, ok, quindi i compratori impulsivi che avranno quindi una facilità nell'acquisto rispetto, una maggiore facilità di acquisto rispetto ad altri compratori. Detto questo, abbiamo bisogno di diversi strumenti che andrò ad illustrarvi e dei quali troverete i link in descrizione nel mio video. Ok, continuiamo comunque con la spiegazione. Più avanti vi spiegherò tutto. Andiamo a illustrarvi abilità il completamento automatico dell'indirizzo, questo molto facile, quindi ritorna il discorso della velocizzazione e della rapidità dell'acquisto, ok? Più rapido voi rendete il processo, ok, il procedimento di acquisto per il compratore, più ovviamente sarà facile che il compratore acquisti, ok? Il vostro sito web deve essere veloce, rapido, intuitivo, ok? Quindi abilita il completamento automatico dell'indirizzo, fornisce ai clienti suggerimenti sull'indirizzo quando inseriscono il loro indirizzo di spedizione e fatturazione, importante in quanto velocizzerete il processo. Ricordo fondamentale, rapidità di esecuzione del vostro ordine, degli ordini che andranno a essere eseguiti sul vostro sito web, ok? Richiedi conferma? Assolutamente no, step inutile, aggiuntivo. Dopo che un ordine è stato pagato, evadi in automatico le voci dell'ordine e non evadere in automatico alcuna voce dell'ordine. Quindi questo non assolutamente non cliccatelo, ok? Dopo che un ordine è stato pagato, evadi in automatico le voci dell'ordine, non evadere in automatico alcuna voce dell'ordine, lasciatelo così in quanto voi dovete evadere l'ordine, quindi inserire il codice di tracciamento o i dati di spedizione nell'ordine successivamente, ovviamente quindi non evade automaticamente, dovete evaderlo voi attraverso delle applicazioni molto semplici che faranno sì tutto in automatico, ma successivamente solo dopo l'avvenuta spedizione dell'articolo, ok, del prodotto, eccetera, eccetera. Dopo che un ordine è stato evaso e pagato, archivia automaticamente l'ordine, gli ordini evasi verranno automaticamente rimossi dalla lista degli ordini aperti. Esattamente, questo lasciatelo così. Email marketing mostra l'opzione di registrazione al momento del checkout, preseleziona l'opzione di registrazione. Ora, come ben sapete o dovreste sapere, a seguito delle nuove norme del GDPR, non è possibile preselezionare l'opzione di registrazione del contatto email, quindi voi dovrete lasciare questa casella vuota a meno che non vendiate fuori dall'Europa, ok? Questa regola di preselezione è valida fuori dall'Europa, quindi se voi vendete fuori dall'Europa potete cliccare tranquillamente preseleziona opzione di registrazione. Nel caso in cui vendiate in Europa, quindi lasciatelo vuoto, se no invierete email illegalmente e rischiate di ricevere una bella multa. Assolutamente non rischiatelo per l'email, ok? Per un'email potete riuscire possono riuscire a farvi pagare anche migliaia di euro, è successo, l'ho sentito, ok? Quindi mi raccomando, lasciatelo vuoto se vendete in Italia o in Europa. Gestisci la lingua del checkout, dovrebbe già corrispondere in italiano, andiamo a controllare. Ok, se magari si carica, ci farebbe un favore, linguaggio italiano. Perfetto, è già tutto in italiano, registrato, perfetto. Corretto, non abbiamo bisogno di modificare nulla. Se volete, in questo caso potete cambiare o tradurre in maniera diversa, ok? Andrete quindi a, per esempio, prezzo di listino, potete cambiarlo in offerta, prezzo scontato, quantità, ok? Generalmente è tutto corretto, però se voi volete cambiare, per esempio, il pulsante, il testo del pulsante del vostro carrello, per esempio carrello, senza tuo carrello, meno testo utilizzate soprattutto su mobile, meglio sarà. Potete
Oppure per esempio dov'è qui? Checkout in italiano, penso la gente in Italia insomma manco, non sa nemmeno che cos'è il checkout, quindi voi andrete a inserire, procedi al pagamento, potete anche copiare, adesso non mi ricordo com'è in Amazon, copiate lo stesso pulsante, ok, lo stesso testo del pulsante di Amazon e state a posto, ok? Siete sicuri che in Italia capiscano cosa c'è scritto, ok? Andiamo quindi a salvare il tutto. Finito con il checkout, la pagina checkout, spedizioni, anche qui questa sezione fondamentale, ok? Abbiamo qui spedito da, spedizione da, luogo d'origine della spedizione, potete cambiarlo, ok? Indirizzo usato per calcolare tariffe di spedizione. Potete qui inserire diversi metodi di spedizione, ok? Fondamentale se voi vendete in diversi paesi. Se la persona che sta acquistando i vostri prodotti è in un altro paese che non sia l'Italia, ok? Riceverà il messaggio nel checkout del International Shipping, ok? Voi qui potete inserire per quanto riguarda l'Italia qualsiasi messaggio, ok? Italia, paese Italia, 100 su 110 province su 110. Potete selezionare, ok, le vostre tariffe basate sul prezzo, quindi potete selezionare le tariffe basate sul peso, potete selezionare alcune tariffe personalizzate in base ai vostri corriere, per esempio Poste Italiane, Bartolini se vendete in Italia, in base anche alle tariffe, ok, che loro andranno ad aggiungere al vostro costo totale di gestione. Abbiamo quindi le tariffe basate sul prezzo, aggiungiamo tariffa, mettiamo per esempio spedizione gratuita, ok, prezzo minimo dell'ordine mettiamo un centesimo senza limiti, tariffa di spedizione gratuita e loro andranno tutti gli ordini, quindi che sono più di un centesimo, quindi per esempio 10 euro, 15 euro, qualsiasi ordine verrà spedito gratuitamente, loro vedranno, ok, questo testo nella loro pagina checkout, quindi riceveranno spedizione gratuita per tutto loro, per qualsiasi ordine, ok? Voi potete inserire in alto nel vostro sito web la dicitura spedizione gratuita, ok? Vi consiglio di usare in quanto è come se la gente percepisse qualcosa di gratis, ok? Che gli state regalando qualcosa gratuitamente. Ovviamente gratis è la parola più potente del mondo, quindi assicuratevi di utilizzarla in qualche dove. Spedizione gratuita per appunto dare una sensazione di qualcosa di regalo, ok? Che state regalando qualcosa. Vi ricordo che la maggior parte dei siti web non utilizza spedizione gratuita. All'inizio magari può inserire come trucchetto spedizione gratuita sopra i 50 euro in modo da incrementare l'average order value, ovvero il valore dell'ordine, il valore medio dell'ordine, ok? Quindi per esempio 50 euro, voi volete che il vostro cliente spenda almeno 50 euro in modo da incrementare il vostro margine di profitto, inserirete quindi spedizione gratuita sopra i 50 euro, ok? Quindi riceveranno una spedizione gratuita sopra i 50 euro solo nel caso in cui spendano appunto sopra 50 euro, ok? Abbiamo detto che possiamo inserire sotto i 50 euro, inseriremo quindi così spedizione standard, quindi sotto i 50 euro avremo un costo di spedizione per esempio di 5 euro. Se andranno a spendere quindi meno di 50 euro avranno nel checkout sarà visualizzata una spesa aggiuntiva di 5 euro, ok? Sopra 50 euro, ripeto, gratis. Perfetto. Invece per quanto riguarda le tariffe basate sul peso, possiamo selezionare in base ovviamente al peso che andremo a inserire per ogni prodotto una determinata quota di spedizione, ok?
Se per esempio noi vendessimo prodotti pesanti, non lo so, vendessimo frigoriferi, vendessimo, non lo so, lavatrici, tavoli e cose del genere, ovviamente il fattore peso è un fattore importante, in quanto più l'articolo sarà pesante, più voi pagherete le spese di spedizione, ok? Ovviamente dipende se voi fate dropshipping oppure vendita di prodotti propri, ok? Capirete bene che la vendita di prodotti propri che voi avete già acquistato in precedenza senza quindi dropshipping, ok? Dropshipping è un metodo di vendita che io personalmente ho utilizzato e il quale sto ancora utilizzando per fare soldi, ovvero vendita di prodotti non vostri, ok? Venduti direttamente dalla fabbrica, ok? Da qualsiasi fabbrica, che può essere in Cina, in Stati Uniti, in Italia anche, ok? Dropshipping è un sistema di vendite generale, non significa solamente dalla Cina o solamente dagli Stati Uniti, ma da qualsiasi fabbrica che voi non possedete, ok? Quindi da qualsiasi prodotto, la vendita di qualsiasi prodotto che voi non possedete materialmente, quindi voi non avete costi di deposito, costi di gestione, avete solo il costo del prodotto sul quale voi andrete a caricare ovviamente nel vostro sito web un prezzo marginale in modo da ovviamente farvi ottenere un profitto. Quindi facciamo l'esempio di un brand di moda: noi possiamo comprare degli occhiali da sole a 5 euro e rivenderli a 30-40. Capirete bene che se vendiamo i nostri occhiali da sole a 40 euro abbiamo un margine di profitto di 35 euro sul quale possiamo quindi spendere una quota relativa al pubblicità, ok? Che sia su Facebook, su Instagram o pubblicità in generale. Per esempio, il nostro costo di acquisizione di un cliente sarà di 15 euro. Noi avremo 15 euro di costo di acquisizione del cliente, 5 euro di costo di prodotto, quindi di occhiali da sole di 5 euro, con una spesa totale per ogni vendita di 20 euro andremo a ottenere un 20 euro netto, ok? Pulito. Otterremo quindi un profitto netto di 20 euro per ogni occhiale da sole venduto, ok? A 40 euro. Quindi 5 euro di costo prodotto, 15 euro di costo acquisizione di Facebook, che è un esempio, potrebbe essere meno, potrebbe essere di più, ma questo dipende da voi, dal vostro marketing, come sponsorizzate il vostro prodotto, e quindi 20 euro in media di profitto per ogni occhiale da sole venduto. Capirete bene, vendete 10 occhiali da sole al giorno, che non sono così tanti, specialmente nelle sessioni estive, nelle stagioni estive, fate 200 euro al giorno, ok? Potenzialmente ci sono margini scalabili esagerati se voi fate le cose come vanno fatte e seguite i miei consigli, ok? Abbiamo detto quindi tariffe basate sul peso. Se voi inserite, potete inserire 0, quindi questa 0 kg per ogni prodotto, quindi questa tabella diventerà inutile nel caso per esempio vogliate inserire solamente una tariffa in base al prezzo. Quindi potete cancellare queste opzioni, potete lasciarle per esempio le 5, 20 kg, 20 euro in più sulla spedizione, e lasciate ovviamente spedizione, qui inseriamo in italiano se vendete in italiano, spedizione gratuita. Ok, anzi no, spedizione non gratuita, spedizione standard per quanto riguarda i beni, ok, i prodotti che vanno dai 5 ai 20 kg di peso, ok? Andiamo a salvare il tutto. Questo per l'Italia, vi ricordo che potete selezionare qualsiasi paese differentemente, quindi se spedite per esempio in America, US, andrete a creare, aggiungi zona di spedizione, United States, aggiungi paesi, United States, ok, aggiungi tariffa basata sul prezzo, andrei a inserire standard shipping, ok, prezzo minimo anche qua un centesimo, tariffa senza limiti, spedizione gratuita, ok, loro otterranno quindi una spedizione gratis, assolutamente gratuita nel loro checkout, ok? Quindi salvate il tutto, questo ve l'ho già spiegato, ok, andiamo avanti. Quindi abbiamo parlato delle spedizioni, come
concluse le zone spedizioni, andiamo avanti e vediamo qua i pacchi imballaggi salvati. Qui vi consiglio di inserire direttamente 0, ok, 0 peso a vuoto facoltativo. Questo in caso appunto le dimensioni delle scatole di imballaggio che usi per spedire i tuoi prodotti. Per il calcolo della tariffa di spedizione al checkout vengono utilizzati il peso e le dimensioni della confezione predefinita. Quindi questo è il caso in cui vendiate appunto, come detto in precedenza, in base al peso del vostro pacco, ok? Il peso delle vostre spedizioni e le spese di spedizioni. Questa bolle di accompagnamento non ci interessa, ok? Personalizza le bolle di accompagnamento che vuoi stampare quando evadi gli ordini. Questo ovviamente è una notifica che riceverà il vostro corriere, ok? Oppure che vorrete creare voi personalmente. Questa ovviamente è una cosa che soggettiva, che andrete a vedere voi stessi. Metodi di spedizione aggiuntivi. Il tuo piano attuale non offre questa funzionalità. Ok, questo è più che altro un servizio americano, quindi a voi non vi interessa, a meno che ovviamente non avete un supplier, quindi un fornitore americano, e vendiate in America, avete quindi questo servizio in più, vendete in dollari, eccetera eccetera. Servizi dropshipping e evasione dell'ordine. Aggiungi il servizio dropshipping. Se desideri utilizzare un servizio esterno per evadere e spedire i tuoi ordini, aggiungi il servizio dropshipping. Ok, qui avete per esempio delle funzionalità aggiuntive. Questa sezione, okay, di servizi dropshipping ed evasione d'ordini è a livello avanzato del dropshipping, che andrò ad illustrarvi più avanti, ok, soprattutto nel caso in cui voi abbiate un brand vostro personale che volete assolutamente consolidare, okay. Perfetto ragazzi, quindi qui abbiamo spiegato le impostazioni in maniera generale. Andiamo prima di tutto a spiegare la parte più corposa e consistente del nostro Shopify, ovvero l'inserimento dei prodotti. Andiamo su prodotti, ok? Aggiungi prodotti, ovviamente se iniziare da zero, e possiamo qui, come vedete, aggiungere il nostro prodotto perfetto da vendere, ok? Andiamo qui a scrivere un bel titolo, quindi abbiamo detto occhiali da sole, pilota. Qui abbiamo preparato già delle immagini. Qui abbiamo preparato già delle immagini generali, come esempio da caricare, ok? E subito che le immagini sono altamente professionali. Questo sta a voi trovare prodotti diciamo congrui al vostro brand e assolutamente con foto professionali. In questo esempio sto utilizzando occhiali presi dall'Express, ok? Quindi presi dall'Express con sistema dropshipping, che vi insegnerò più avanti, e inseriti appunto nel mio shopping online, ok? Ovviamente vi spiegherò tutto, non vi preoccupate, questo è un esempio. Abbiamo quindi inserito le nostre immagini, potete inserire qualsiasi tipo di immagine, qualsiasi tipo di prodotto, ok? Anche un prodotto che non sia dropshipping, un prodotto vostro. Inserite tutte le immagini, inserite il prezzo, qui inseriamo 35 euro, ok? Confronta con sconto di 5 euro, quindi facciamo pure un favore, 30 euro, ok? Qui questo lasciatelo stare, che l'inventario non ci interessa, a meno che voi ovviamente non avete un prodotto già vostro, fisico, di brand. Nel caso del dropshipping ovviamente voi non avete problemi di deposito di unità, perché praticamente su AliExpress o su altri siti di dropshipping voi avete un deposito, un inventario praticamente infinito, ok? Quindi, solo nel caso in cui voi abbiate un limite di stock reale nel vostro inventario, nel vostro deposito, potete lasciare questa parte vuota, ok? Questo è un prodotto fisico. Il peso andrà inserito solamente se avete bisogno di variare, okay, le spese di spedizione in base al peso, come abbiamo spiegato in precedenza. Fornitore Shopify, sì, ok, tutte queste cose non ci interessano. Ok, varianti possiamo aggiungere dopo se avete differenti varianti, ok? Varianti, per esempio, avete un occhiale da sole rosso, verde, blu, quindi inserite altre varianti uguali e qui uscirà una lista di varianti, ok? Per esempio, colore, inseriamo rosso, ok? Aggiungi una opzione, anche se in questo caso non abbiamo
non abbiamo diversi colori, ma per farvi capire come esempio, ok? Abbiamo quindi detto rosso, variante, ci siamo, ok? Potete qui aggiungere altre varianti. Per esempio, potete aggiungere blu, verde, qualsiasi cosa, ok? Qui inserite l'immagine del nuovo prodotto, eccetera, eccetera, ok? Quindi in questo caso noi abbiamo due varianti, ok? Questo è per farvi capire come costruire la vostra pagina prodotto. Se avete più modelli a disposizione dello stesso prodotto, è comodo raggrupparli in una sola pagina prodotto, ok? In modo che il cliente possa scorrere, possa vedere differenti modelli, possa un po' analizzare che tipo di modelli avete a disposizione. Quindi abbiamo detto rosso e blu come esempio. Questo è un esempio, non vedete che è giallo, mi raccomando. È un esempio per farvi capire. Qui abbiamo tre immagini, abbiamo il titolo, potete scrivere, anzi dovete scrivere la descrizione. Descrizione è fondamentale perché ovviamente una descrizione rende tutto, ok, più professionale, quindi in maniera tale da convertire in maniera, scusate il gioco di parole, più efficiente, ok? Andremo a scrivere qui per esempio i migliori occhiali da sole per gli amanti delle moto, amanti dei motori, anzi, ok? Dato che questo è un modello che più si addice magari a chi va in moto, ok? O chi va, per esempio, questi occhiali vedo bene a un ragazzo sui 30 anni che sta su una decappottabile, ok? Sempre se sempre che se la possa permettere. E appunto, sicuramente se avrà una decappottabile si potrà permettere i nostri occhiali e se li comprerà. Ok, detto questo, abbiamo detto che dobbiamo scrivere una descrizione che vada più possibile a appunto coniugare, okay, gli interessi del potenziale venditore. Quindi abbiamo detto noi scriveremo la nostra descrizione, il nostro titolo, le nostre immagini, tutto in base a un potenziale cliente, ok? Noi dobbiamo sapere già da prima a chi vogliamo vendere, cosa vogliamo vendere e come vogliamo vendere, ok? Mi raccomando, fondamentale, questa è proprio la base del marketing, ok? Prima, ok, troviamo un mercato, ok? Un mercato nel quale noi siamo sicuri il più possibile che ci sia denaro o quindi ci sia un mercato d'affari potenzialmente buono nel quale noi possiamo inserirci, ok? Dove c'è competizione, generalmente ci sono più soldi da fare, ovviamente, però allo stesso tempo, come ben capite, c'è più competizione, più persone, per esempio, nel settore della moda, ok? Nel settore degli occhiali da sole. Quanti negozi occhiali da sole ci sono al mondo? Quanti negozi online? Quante marche, quanti brand? Ovviamente c'è una competizione decisamente grande, ma quello che differenzia noi da tutti gli altri è il marketing, ok? Voi dovete imparare a fare marketing, ovvero creare, ok, nel cliente un'esigenza specifica del vostro prodotto. Perché il cliente deve comprare da voi e non da quell'altro, ok? Quindi voi capite bene questa cosa, questo meccanismo e state tranquilli che farete un sacco di soldi, ok? Quindi, creata la nostra descrizione speciale. Ovviamente questo è un esempio, quindi non mi soffermerò più di tanto in quanto è un tutorial per farvi capire come funziona in generale Shopify. Creerò un corso apposito per creare appunto la vostra product page perfetta. Quindi state sintonizzati sul mio canale, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, eccetera, eccetera. Ok? Quindi spiegato appunto questo meccanismo, andiamo avanti. Abbiamo detto che la descrizione è fondamentale. Ovviamente questo è un esempio, ho scritto giusto qualche parola per farvi capire come appunto fare, come creare la vostra product page. Qui potete inserire le collezioni, ok? Potete per esempio una collezione creata in precedenza, eccola qui. Scusate. Ok, qui creiamo la nostra collezione. Creiamo la collezione estate. Vabbè, 2018 è già passato, però per farvi capire, ok? Ah, qui prima di tutto salviamo il prodotto, ok?
te, così in modo tale da far risultare la far risultare il prodotto nella nostra collezione. Ok, abbiamo detto che questa collezione estate 2018, qui troveremo i nostri occhiali pilota. Ok, potete quindi mettere in lista tutti i vostri prodotti, potete organizzarli in maniera manuale da A alla Z, best selling, ovvero i best sellers, i migliori venditori, ok, quelli venduti maggiormente. Best selling va bene, potete caricare un'immagine della, riguardo la vostra collezione, quindi quando voi avrete diverse collezioni, ogni collezione avrà la sua immagine. Quindi qui inserita l'immagine abbiamo la nostra collezione fatta, ok? Anche qui potete scrivere una descrizione breve, non lo consiglio in quanto una collezione deve solo mostrare i prodotti, quindi ricordatevi, meno steps, meno passi ci sono tra il compratore e l'acquisto, è meglio, ok? Quindi direttamente a collezione potete anzi inserire magari delle immagini, ok? Delle immagini per esempio di qualche modello o modella che veste il vostro prodotto, oppure un video, ok? Per esempio no, mi ricordo Hawkers, molto molto forte, un brand molto forte nel mercato degli occhiali da sole, vende solamente occhiali da sole, è partito da zero, sono quattro ragazzi partiti da zero da Malaga, quattro ragazzi spagnoli di Malaga partiti da zero, hanno creato un business Hawkers, andate a cercare più tardi, un business di occhiali assolutamente eccezionale, ok? Milioni e milioni all'anno, quindi fidatevi con gli occhiali da sole, e gli occhiali da sole da 20-30 euro, ok? No, occhiali da sole da migliaia di euro. Quindi, creato il nostro prodotto, la nostra collezione, trasferimenti, buoni regalo, questo non ci interessa, è per diciamo vendi tuoi buoni regalo, questo ovviamente per la fidelizzazione del cliente, è una cosa che intanto non è inclusa nell'abbonamento, dovete essere iscritti a Shopify Intermedio o Advanced Shopify, ma secondo penso che all'inizio vi possa servire, successivamente magari sì, ma è una cosa molto semplice da fare. Quindi abbiamo detto, qui abbiamo tutti i clienti, ok? Tutti i clienti che andranno a acquistare da voi, anche chi non andrà a acquistare da voi, ma al quale verranno salvate le informazioni come per esempio l'email, il nome, abbandoneranno il checkout, quindi il carrello, ok? Dopo aver inserito i dati ovviamente, verranno salvati tutti qui. Potete importare e esportare i clienti, vostra scelta quale Analytics, abbiamo la dashboard con tutte le vendite totali, tutte le informazioni dove da dove la gente ha comprato, quanto ha comprato, quando ha comprato, il vostro pubblico dove compra, quando compra e come compra. Mi raccomando, occhio ai dati, ok? Fondamentali, non perdete di vista i dati, ripeto, ok? Report sulle vendite, anche qui tutte informazioni relative ai vendite per prodotto, che prodotto abbiamo venduto di più, quando abbiamo venduto, eccetera eccetera, ok? Sconti. Qua possiamo creare il nostro sconto, ok? Il codice sconto, fondamentale per un'azione di retargeting, ok? Sconto 10. Questo è il nome del nostro sconto, metteremo un 10% di percentuale sull'intero ordine. Potete anche selezionare solo collezioni specifiche o prodotti specifici. Importo minimo d'acquisto in base a quanto ovviamente il cliente andrà a acquistare, puoi inserire importo minimo, la quantità minima di articoli, quello che volete, ok? Clienti idonei, potete addirittura selezionare i clienti in base ovviamente alla lista di clienti che già avete. Limita il numero di volte di cui questo sconto può essere utilizzato in totale, ovviamente non lo limiteremo ad un cliente solamente, ok? Perché altrimenti quello stesso cliente potrà utilizzarlo all'infinito, ok? Ok, salviamo. Abbiamo uno sconto del 10% su tutto il nostro ordine, cioè avranno, non noi, perché noi vendiamo. Quindi abbiamo creato il nostro codice sconto che andremo a inviare a tutti tutti coloro che non hanno comprato, quindi come azione di retargeting, ma è possibile utilizzarlo ed è un'arma molto potente per far ricomprare quei clienti che hanno già comprato il nostro negozio, per esempio magari con uno sconto del 20%,
in modo tale da farli ricomprare, ok? Da comprare altri prodotti o lo stesso prodotto. Quindi mi raccomando, utilizzate i codici sconto. Ordini, qui troverete tutti gli ordini, i carrelli abbandonati, gli ordini preliminari, ovvero ordini che potete creare voi direttamente, caso in cui ci sia un problema, per esempio il cliente non sappia come creare l'ordine. Vi assicuro che un sacco di gente non sa nemmeno come usare una carta di credito o PayPal, quindi potete creare voi l'ordine. Potete appunto qua vedere tutti gli ordini, ovviamente prima dovete selezionare un piano, ma come ripeto, avete comunque 2 settimane di prova, entro il quale, non vi verrà tolto neanche un centesimo, quindi state tranquilli. Shopify è un'azienda famosissima, leader mondiale, non sta di sicuro a perdersi in queste cose, ok? Ok, detto questo, andiamo a selezionare e trovare le migliori app da utilizzare. Nella descrizione vi lascerò i link delle migliori app per Shopify, ok? Ovviamente la maggior parte delle app sono con un free trial, ovvero delle prove gratuite, ok? Un periodo di prova gratuita, quindi non vi preoccupate, all'inizio non spenderete nulla, ma ovviamente successivamente, se il vostro business prenderà piede e avrà successo, voi dovrete pagare, ok? Si paga tutto a questo mondo, quindi è normale, è il loro business, è il vostro business, è come funziona la vita, ok? Quindi qui per esempio abbiamo Oberlo gratis, fondamentale Oberlo, trovate il link in descrizione. In questa pagina trovate quindi dei suggerimenti di app da parte di Shopify. Ovviamente noi andremo a visualizzare le app nello store di Shopify, che sono una miriade, sono tantissime. Voi potete selezionare in base a quello di cui avete bisogno, ok? Print on demand, che andrò a spiegarvi più avanti, ovvero il procedimento, il business, anzi il business del print on demand, ovvero stampa su ordine, ok? Letteralmente in italiano, grazie al quale voi potete, per esempio nel caso di Printful, del quale vi lascio il link in descrizione, potete creare, i vostri prodotti originali con il vostro design, ok? Quindi prima create il design, poi lo andrete a inserire nella vostra maglietta, anche non solo maglietta, anche penso cover, Printful, diversi prodotti, ok? Inserite il vostro design o il vostro logo sulla maglietta. E cosa succede? Printful, avendo magazzini in tutto il mondo, come possiamo vedere qui, può spedire le vostre magliette, i vostri prodotti con il vostro design direttamente, al cliente. Quindi il cliente che ha acquistato da voi la vostra maglietta con il vostro design riceverà direttamente da Printful, quindi senza che voi tocchiate il prodotto con mano e lo compriate, soprattutto in anticipo. Quindi, senza comprarlo in anticipo, è una forma di dropshipping, ma a livello differente, a livello avanzato, in quanto voi creerete un vostro brand oppure un vostro design unico e lo potrete vendere in tutto il mondo attraverso i depositi di Printful. Quindi voi non comprerete niente prima, ma comprerete la maglietta solo dopo che il vostro cliente avrà comprato da voi. Quindi voi avete zero spese per quanto riguarda print on demand. Uno strumento potentissimo da usare, è legato al dropshipping, ma è un livello che considero superiore. Ovviamente c'è più lavoro dietro del dropshipping, in quanto il dropshipping, come per esempio con Oberlo, ok? L'app di riferimento per il dropshipping Oberlo, super semplice da usare. Find products to sell on Shopify, ok? Trovare prodotti da vendere in Shopify. Qui vi fa vedere un breve Want to video, run your ok? own online business, but don't know where to start? Dove qua vi spiega più o meno come funziona Oberlo, ok? Praticamente vi prende, voi dovete trovare i prodotti su AliExpress, ok? Cliccare il bottone di Oberlo, dovete scaricare la Chrome Extension, gratis, gratuita. Oberlo è gratis fino a 50 ordini al mese, mi pare. Quindi anche questo è un fattore di vantaggio, ok? Pricing free, come potete vedere, gratis, poi 30 euro al mese, 30 dollari al mese, quindi sempre 25 euro, se ovviamente se ricevete fino a 500 ordini al mese, ok? Quindi
da 50 a 500 ordini al mese, voi pagherete $30 al mese. Fino a 50 è gratis, abbiamo detto, quindi per iniziare va benissimo. Troverete tutti i prodotti di AliExpress anche qui, ok, nella home di Oberlo. Come potete vedere qui vi suggerisce tutti i prodotti potenziali, ok, dato che Oberlo gestisce tutti i prodotti di AliExpress praticamente e sa quali prodotti vengono venduti più e quando vengono venduti più, ok? Quindi avrà suggerimenti, voi potete ovviamente scegliere i prodotti che volete, basta andare su AliExpress e cliccare sul bottone di Oberlo, ok, sul pulsante di Oberlo che comparirà sul vostro schermo sulla pagina di AliExpress e importare i vostri prodotti. Niente di più semplice, niente di complicato, ok? Qui avete varie categorie che vi invito a andare a cercare, più avanti vi spiegherò, ok, quali app selezionare, quali app no, ok, per esperienza personale, dato che le ho provate un sacco. Nella descrizione vi lascio le migliori app che ho trovato e utilizzato personalmente, ok, tutte gratis, basta cliccare nel link. Ovviamente successivamente, se il vostro business avrà successo, voi potrete tranquillamente pagare tutte le app. Detto e definito il discorso delle app che vi aiuteranno e sono fondamentali per far crescere il vostro business in maniera esponenziale, andiamo a parlare del negozio online, ok? Qui è dove noi creiamo il nostro negozio online, il nostro brand praticamente, come vogliamo che sia il nostro sito, ok? Questo è un argomento molto importante, in quanto ovviamente il sito è tutto, ok? È essenzialmente dove la gente andrà a vedere i vostri prodotti, ok? Come è fatto il vostro sito? È pulito? È sporco? Ha un logo accattivante? Non lo ha? I colori, ok? I colori fondamentali per quanto riguarda il vostro brand. Uno sfondo più bianco possibile, ok? Suggerisco uno sfondo più bianco, ovviamente. Adesso sto generalizzando per farvi capire come funziona. Ci sono vari trucchetti che andrò a spiegare più avanti e nel corso che andrò a creare, ok? Ovviamente ogni tema ha una sua caratteristica principale, ok? Suggerisco di iniziare con Debut in quanto è molto semplice, easy, quindi da usare, molto facile da personalizzare, eccetera eccetera. Potete rinominarlo qua per semplicità, ok? Scaricarlo, modificare il codice se voi siete in grado, ovviamente. Potete caricare il vostro tema, ovviamente deve essere corrispondente ai codici di Shopify, quindi non può essere un tema di un sito web a caso, mi raccomando, deve essere correlato ai codici Shopify. Potete comprare il vostro tema, ok? Potete quindi esplorare i temi gratuiti, sono circa una decina se non sbaglio, esatto 10. Io suggerisco sempre Debut, ok? Anche Narrative non è male. Voi potete comunque analizzare i vari temi gratuiti di Shopify, ok? In base a quello che vi piace di più, in base a quello, anzi, che dovrebbe convertire di più, no che vi piace di più, in quanto quello che conta è convertire, è vendere, ragazzi, ricordatevelo. Ok? Abbiamo qua Simple, Pop, Boundless, Venture, quello che volete, quello che vi piace di più, però ricordatevi che deve essere affine, ok, al vostro brand, non scordatevelo, mi raccomando. Ok, quindi mi raccomando, selezionate il tema che più si abbina, quindi è più affine al vostro brand, al vostro business, mi raccomando, fondamentale, non solo quello che vi piace di più, ovviamente dovete anche vedere quello più pratico, quello che converte di più soprattutto. Quindi andrete a scegliere un tema che più possibile si abbina, si collega al vostro business, ok? In base a quello che vendete, per esempio abbiamo detto Brooklyn è perfetto per quanto riguarda un brand di moda, ok? Anche Debut, dove quell'altro, Minimal va molto bene, molto veloce, rapido, deve essere rapido, concreto, che converta, ok? L'obiettivo è convertire. Se il sito web magari non è abbastanza rapido oppure a qualche bug, problemi, subito cercate di cambiarlo, di modificarlo in qualche modo, oppure vedete che non, che la gente entra ed esce, ok? Vuol dire, sono segni che il vostro sito web magari non va bene, ok? Quindi mi raccomando, fate in modo che il vostro sito web sia il più professionale possibile, che sia responsive, ovvero che per mobile, per cellulari, quindi
vada, si abbini perfettamente allo schermo. Ok, fondamentale questo per quanto riguarda un tema. Abbiamo definito i temi, l'argomento tema, abbiamo qui un blog, se volete aprire un blog va, non vi suggerisco di aprire un blog su Shopify, ma qui potete inserire comunque dei blog magari per rankare per quanto riguarda la questione SEO, ovvero per rankare su Google, potete creare dei blog con delle parole chiave eccetera eccetera, questo è un altro argomento. Comunque il nostro obiettivo principale è vendere, ok, oggetti su Shopify attraverso principalmente social media come Facebook, Instagram eccetera. Anche questo è un metodo magari per creare del traffico organico, ma è una cosa molto più lunga, ok? Come la creazione di un blog ci vogliono mesi per prima di rankare, di arrivare nelle prime posizioni di Google, quindi avere e attirare traffico organico, ok? Clienti organici, organicamente. Abbiamo qui le pagine, qui possiamo creare appunto le pagine, per esempio sopra chi è per esempio Stefano Montana, ok, qui appunto è la pagina in inglese about us di solito, riguardo a chi siete voi, cosa è il vostro brand, cosa fate, perché lo fate, dove lo fate, la vostra storia, ok? Ricordatevi che la gente più che il prodotto compra, vuole comprare emozioni, ok? Vuole comprare storie. Voi dovete cercare di creare una storia sul vostro brand, ok? Il più possibile vera, ok? Vera, reale, che sappia conquistare il vostro cliente, non solo ovviamente grazie al prodotto, ma soprattutto grazie al contorno che c'è intorno, appunto, scusate il gioco di parole, del vostro prodotto fisico o digitale, ok? Quindi dovete creare, diciamo, un'atmosfera speciale. Mi raccomando, non solamente mettete i prodotti a caso su Shopify, la pubblicità, e pensate di svoltare così. No, non funziona così. Quindi vi sto insegnando le tecniche di marketing concrete per vendere i vostri prodotti. Qui scriverete, potete creare, e vi consiglio di farlo, una pagina con domande frequenti, ok? In modo tale che i vostri clienti possano vedere tutta una lista, ok, di domande che spesso si pongono, senza che ovviamente vadano a inviarvi un'email o un messaggio Messenger su Facebook, e quindi vi facciano perdere tempo a voi, e soprattutto perdono tempo loro, no, anzi soprattutto perdete tempo voi, e quindi vi aiuta per quanto riguarda il customer service, quindi il servizio di attenzione al cliente, e salverete un sacco di tempo, appunto, ed energie rispondendo a domande che sono sempre le stesse. Quindi quando arriva il mio prodotto, la qualità, da dove viene, di che parla il brand eccetera, qual è la vostra politica di rimborso, i vostri termini e condizioni eccetera eccetera, ok? Qui scriveremo una breve descrizione: il miglior marketer del mondo è Stefano Montana. Scusate la modestia, ok? No, ovviamente sto scherzando, forse no, chi lo sa, solo il tempo saprà darci ragione. Abbiamo salvato la pagina, tutte le pagine trovate qui. Navigazione, qui importante per quanto riguarda la creazione del vostro menu, potrete quindi creare il vostro menu principale con la home, il catalogo, qui inserite per esempio le pagine, le collezioni. Troverete chi è Stefano Montana, sono io, ok, il miglior marketer del mondo. Abbiamo detto menu principale, ok, salva, e qui avrete quindi una lista che inserirete nel vostro negozio online, ok? Cliccando sull'occhiolino si aprirà il vostro sito web. Vedete, questo è molto, diciamo, basic. Qui avrete la vostra pagina, ok, qui avrete link rapidi che andrete a inserire, come ho detto, attraverso la personalizzazione del vostro sito web. Vi faccio vedere brevemente come si fa, di cosa tratta, tanto in italiano, quindi potete farcela, ok? Ce la potete fare tranquillamente. Se avete bisogno di aiuto, vi andrò a spiegare tutto nel corso. Qui selezionerete i colori, ok, del vostro sito web, i titoli, link, corpo del testo, prezzo di vendita, oppure il pulsante primario, eccetera eccetera. Voi giocateci, comunque imparatevi con l'esperienza, vi assicuro che è molto semplice. Il carattere, il font è importante per quanto riguarda
il vostro sito web deve corrispondere ovviamente alla vostra linea, ok, al vostro brand in maniera assolutamente convincente. Quindi non potete inserire per esempio uno street font, ok, quindi un font da strada, un carattere da strada, e avere un brand di moda di lusso, ok, per farvi capire. Come esempio abbiamo detto social media, qui inserite i link dei vostri la vostra pagina Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, tutto quanto, ok. Potete selezionare i bottoni di condivisione. Favicon sarebbe l'immagine che compare qui, ok, questa è l'immagine favicon, questa qui, tac tac tac, ok, come per esempio questo è Shopify. Checkout, qui andrete a personalizzare il vostro checkout, ovviamente inserite qua l'immagine del vostro logo, ok, qui inserite la posizione come la volete, la misura, eccetera eccetera, molto semplice. Lo sfondo vi suggerisco di lasciarlo bianco. System, ok, blu, mi raccomando, la selezione dei colori è fondamentale in quanto ogni colore ha un significato, soprattutto per quanto riguarda la psicologia nel marketing, che è fondamentale. E quindi utilizzerete nel checkout magari colori come appunto il blu, che è già preimpostato, che dà appunto sicurezza, ok, è un colore che dà sicurezza, come per esempio Facebook molto sicuro, non tanto, però ha scelto il suo colore blu, una F con un colore blu, ok, per dare sicurezza per quanto riguarda i nostri dati, le nostre informazioni. Quindi ovviamente capirete bene che il colore blu ha un ruolo fondamentale nel simbolo di Facebook, in tutto il suo sito, ok, in modo proprio fondamentale, è stato scelto apposta, non è a caso. Tutto ciò che vedete nei siti web, ok, che hanno avuto successo, non sta là per caso, mi raccomando. Quindi qua nella nostra home principale possiamo inserire le sezioni differenti, ok, galleria, guardate quante opzioni avete, prodotto in primo piano, noi inseriremo un bel prodotto, l'unico che abbiamo, che è il nostro occhiale da sole Pilota, ok, e qui noterete che avete le immagini con il pulsante aggiungi al carrello, dimensioni delle immagini, grande, extra grande, piccolo, medio, extra large, tutto quello che volete. Abilità o zoom immagini è una caratteristica che vi consiglio di utilizzare, in quanto come Amazon è possibile appunto zoomare sull'immagine, quindi se soprattutto se avete immagini di alta qualità vi suggerisco di utilizzarlo, in quanto il cliente si fiderà di più, ok, potrà spizzare, quindi meglio potrà osservare meglio l'immagine, ok. Mostra pulsante checkout dinamico, qui nel caso in cui vogliate per esempio inserire PayPal e farli acquistare direttamente. Abbiamo detto tutto su quanto riguarda sì, aggiungi al carrello. Qui avremo la nostra pagina del carrello, come potete vedere tutta bella carina pulita, qua c'è poco da modificare. Abilita note del carrello se avete delle note particolari da inserire, ma solitamente non c'è niente da dire, devono soltanto procedere al pagamento, ok, noi vogliamo che comprano e che ci diano i loro soldi in base al nostro prodotto, ok. Impostazione del tema, qui è possibile modificare solo le impostazioni del tempo precedenza, questo è il nostro checkout. Qui potete selezionare anche come viene visualizzato su mobile, vedete che è perfetto, Shopify riguardo a questo è un asso, ok. Potete qua inserire, i vostri clienti possono inserire il codice sconto qui, basta abbassare e mostrare, nascondere e mostrare il riepilogo dell'ordine. Quindi questo è il nostro checkout, abbiamo tutte le informazioni da inserire, ovvero i clienti avranno tutte queste informazioni da inserire, andranno avanti e troveranno la nostra modalità di spedizione che abbiamo inserito in precedenza, che vi ho spiegato in precedenza. E dopo la modalità di spedizione, ovviamente l'inserimento di carte di credito o PayPal oppure qualsiasi altro metodo avete inserito, ok. Abbiamo detto tutto su questo sito, abbiamo quindi spiegato in generale cosa fare su Shopify, come creare il nostro sito web. Qui possiamo inserire immagini con testo, possiamo fare quello che vogliamo, ok. Mi raccomando di imparare all'inizio come utilizzare Shopify, come vedete è molto semplice, esci grazie, questo è il nostro sito, abbiamo detto qui domini, dove Shopify ci permette di collegare un dominio già esistente comprato in precedenza
trasferire un dominio oppure acquistare uno nuovo, ok? In base all'hosting, se voi volete che il vostro sito sia sotto l'hosting Shopify oppure sotto l'hosting, per esempio, di Namecheap, ok? Se qualcuno di voi già è esperto di comprare o vendere domini, sicuramente sceglierà Namecheap in quanto è più economico e è più affidabile, ok? Anche se Shopify è affidabilissimo, solo che è un po' più caro, ma vi consiglio, se voi siete dei beginners, quindi dei principianti, per la prima volta state utilizzando Shopify, vi consiglio di acquistare qui un nuovo dominio, selezionare il nome del vostro brand.com.it e comprarlo direttamente da qui, e sarà tutto già collegato. Altrimenti vi lascio sempre il link in descrizione del sito web di Namecheap e compratelo da lì e collegatelo a Shopify, ok? Potete fare come volete. Abbiamo detto domini, abbiamo detto tutto. Preferenze, ok? Il negozio online è nascosto alla pagina protetta da password. Ovviamente prima dovete selezionare un piano tariffario Shopify, poi potete utilizzare il vostro Shopify assolutamente gratis, ricordo, per 14 giorni, grazie al link in descrizione. Ok? Titolo e meta description. Titolo alla home page, quindi lo chiameremo Stefano Montana. Chiameremo qui la meta description. Questo è utile se, per quanto riguarda il SEO, anche se Shopify non è il top per quanto riguarda il SEO, quindi il traffico organico, noi potremmo inserire, per esempio, per quanto riguarda se qualcuno ci andrà a cercare su Facebook o su Google, ok, questo è quello che comparirà. Inseriamo una breve descrizione. Sto inserendo, ok, il mio profilo Instagram, se volete e se vi piace Instagram, seguitemi, Stefano Montana Real, ok? Qui inserirete il vostro account Google Analytics per analizzare in maniera più approfondita e accurata le vostre informazioni, i vostri dati, ok? Sul vostro sito web. Qua, fondamentale, inserite il pixel di Facebook. Qui vi fa vedere come si inserisce, ok? È molto semplice, basta andare dove abbiamo qui, dov'è il nostro Stefano Montana, account pubblicitario. Abbiamo la gestione inserzioni, abbiamo la lista, ok, con tutte le voci, e qui tra tutte quante c'è Pixel, ok? Il famosissimo Pixel di Facebook. Mi raccomando, siate sicuri di averlo inserito perché vi è fondamentale, ok? Il Pixel di Facebook è fondamentale. Andrò a creare diversi video, diversi corsi relativi appunto a Facebook e Pixel, come funziona, perché dovete utilizzarlo. Andate a vedere anche gli altri video su YouTube relativi appunto a Facebook, alla pubblicità su Facebook, nella sezione apposita qui, ok? Sarà un codice di diverse cifre, ok? Basta inserirlo in questa sezione di The Pixel di Facebook. Comunque è tutto spiegato, non vi preoccupate. Quindi disattivate la password e mi raccomando, il pixel di Facebook, assicuratevi che sia quello giusto, ok? Mi raccomando. Abbiamo detto, spiegato questo, salviamo il tutto, ok? Quindi adesso il nostro sito web è pronto, riceverà le notizie, Facebook riceverà tutte le notizie relative al nostro pixel sul nostro sito web. Tutti i dati delle persone, ok, dei clienti che visiteranno o compreranno il nostro sito saranno registrate nel nostro pixel di Facebook, e quindi potremmo targetizzare nuova gente, creare lookalike audience, ovvero pubblici simili, eccetera, eccetera. Mi raccomando, fondamentale pixel di Facebook, ok, ragazzi? Abbiamo quindi tutto il necessario per vendere online, ok? Aggiungeremo i nostri canali di vendita. Guardate qui quante opzioni ci sono, ok? Kick, BuzzFeed, tutte cose, diciamo, più presenti nel mercato americano. Pinterest dovrebbe essere famoso in Italia anche, se non come in America, ovviamente, ma ve lo suggerisco soprattutto se avete un blog oppure vendete, per esempio, prodotti relativi al benessere o al fitness. Comunque è potentissimo, andate dargli un'occhiata, datevi una possibilità, potete vendere tranquillamente anche su Pinterest attraverso ads a pagamento oppure
organicamente, ok? Vi spiegherò, farò un corso anche su Pinterest, non vi preoccupate, spiegherò tutto, ok? Se volete imparare, io ci sarò. Amazon, potete vendere anche su Amazon, ovviamente i vostri prodotti potete fare e vendere qualsiasi cosa ovunque, ok? Grazie a Shopify. Vi serve comunque la Shopify, il sito Shopify, la piattaforma Shopify, per appunto creare il vostro sito web, mi raccomando. Messenger, potete collegare il vostro Messenger al vostro sito web, quindi la gente andrà a cliccare, ok, sul il pallino di Messenger per scrivere direttamente alla vostra pagina web, molto semplice ma super potente. Instagram, se ovviamente volete vendere su Instagram, anzi dovete vendere su Instagram perché Instagram è potentissimo, potete, come sicuramente vi sarà capitato di vedere, taggare i prodotti, ok, direttamente dal vostro sito web alla pagina Instagram collegata al vostro sito web, ok? Quindi la gente cliccando sulla foto noterà il pallino, cliccherà sul pallino e andrà sul vostro sito web. Sicuramente vi sarà capitato guardando diversi brand e cose del genere, questo è il metodo da utilizzare, ok? Facebook, ovviamente è fondamentale Facebook, collegherete quindi tutto il vostro sito web, tutti i prodotti a Facebook, quindi la gente potrà comprare anche da Facebook direttamente, molto 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 interessante, in quanto per esempio negli ad voi potete taggare addirittura i vostri prodotti e sotto l'ad, taggando i vostri prodotti, loro potranno scrollare, ok, in maniera super facile i vostri prodotti, ok? Molto potente anche Facebook, Instagram, Messenger, vi suggerisco usare questo, non vi serve, ok? Ok, abbiamo detto tutto, le basi ci sono, voi potete creare il vostro business online da zero grazie a questo video, molto semplice da usare, mi raccomando, trovate tutti i link in descrizione, quindi vi suggerisco solo di iniziare, dovete agire adesso, ok? Non è mai troppo tardi per agire, però è troppo tardi per fare più soldi, ok? È meglio essere i primi che essere i migliori, vi ricordo, non perdete tempo, agite perché il tempo è fondamentale. Ok ragazzi, prima di concludere devo mostrarvi una cosa che prima non potevo mostrarvi in quanto Facebook mi dava problemi, ovvero come inserire il pixel correttamente, ok? Qui abbiamo la nostra dashboard delle gestioni inserzioni, ok, quindi andremo a cercare la voce pixel, apriremo la voce pixel e qui dopo aver creato il nostro pixel ci verrà dato un numero identificativo che appartiene solamente al nostro pixel, quindi mi raccomando assicuratevi che sia corretto, in questo caso io l'avevo già salvato, ok, quindi assicuratevi che sia corretto e che venga salvato nel vostro Shopify Store, nel vostro negozio online, in modo appunto da mandare tutte le informazioni del vostro sito su pixel di Facebook, ok, in modo tale che Facebook possa lavorare, possa aggiungere informazioni, possa darvi dei risultati migliori, mi raccomando, fondamentale il pixel di Facebook, ok, semplicissimo da installare, bastano pochi passi come vi ho mostrato, ok? Qua fate salva ed è tutto a posto. Quindi andiamo a impostazioni, volevo mostrarvi la sezione notifiche, ok? Ovvero le notifiche che i vostri clienti andranno a ricevere dopo per esempio aver effettuato l'ordine, ok? Qui potete modificare il vostro logo, il vostro colore, quello che volete. Andranno a ricevere un'email stile questa qui, ok, dovete quindi assicurarvi che le mail siano in italiano, sono tutte in italiano a parte che per i titoli, questo l'ho modificato io adesso, ok, per esempio se noi andiamo a vedere l'ordine cancellato, in questo caso noterete che il titolo è in inglese, il soggetto, l'oggetto dell'email è in inglese, ok, quindi mi raccomando modificate l'oggetto dell'email di tutte le vostre notifiche, soprattutto quello, il carrello abbandonato, fondamentale, quindi come azione di retargeting, di follow up e di email marketing, ok, assicuratevi di inserire un oggetto dell'email accattivante, successivamente vi darò altre idee riguardo l'oggetto del marketing, email marketing, ok, vi farò anche dei video, dei corsi e tutto quanto sull'email marketing che è fondamentale, mi raccomando la gente ancora apre l'email ed è ancora un servizio
da sfruttare per quanto riguarda noi imprenditori. Ok, quindi mi raccomando, oggetto dell'email fondamentale per far aumentare il vostro open rate. Quindi, di conseguenza, più persone apriranno la vostra email, più possibilità ci saranno che i vostri clienti clicchino sulla email di recupero, ok? Questa sarà un'anteprima del loro carrello abbandonato. Ovviamente, notando i loro prodotti nel carrello, nelle email, loro saranno più invogliati a ricomprare, ok? O a comprare per la prima volta. Quindi, mi raccomando, fondamentale la email di recupero del carrello abbandonato. Mi raccomando, ottimo oggetto delle email e ottimo email marketing. Fondamentale email marketing, ragazzi, lo ripeto, più avanti vi mostrerò anche delle applicazioni eccezionali. Vi consiglio, nel link in descrizione vi ho messo il link di Recart, ovvero la migliore app di retargeting in circolazione, super economica, per un mese gratis addirittura, quindi potete andare tranquilli, c'è un free trial di circa un mese, 20 giorni, una cosa del genere. Il link in descrizione. Con Recart potete addirittura mandare i carrelli abbandonati attraverso Messenger, quindi pensate che potenza. Quindi abbiamo detto due cose, ci manca la terza, ovvero come personalizzare per bene il nostro sito web, ok? Vi faccio un esempio rapido. Ultima cosa per quanto riguarda la personalizzazione del nostro sito web, ok? Andiamo su personalizza. Volevo mostrarvi velocemente, ok, come il vostro sito sarà. Qui possiamo aggiungere una sezione, per esempio, con prodotto in primo piano. Aggiungiamo il nostro prodotto. Qui occhiali da sole pilota, perfetto. Questa qua possiamo modificare qualsiasi cosa, ok? Ovviamente i temi in base al loro prezzo, questo è un tema gratuito, quindi ha delle funzionalità limitate, ovviamente, come potete ben capire. Tuttavia, io vi consiglio di partire con un tema gratuito per ovviamente successivamente comprare dei temi a pagamento che vi metterò in descrizione i migliori. Non vi preoccupate, farò un video a riguardo sui migliori temi di Shopify che convertano ovviamente con una percentuale maggiore. Andiamo quindi a controllare che tutto il nostro sito sia corretto. Questo è un esempio, non mi sto facendo, farò un altro video riguardo a come creare lo store perfetto in modo che da convertire il più possibile. Ok, qui potete vedere per esempio il nostro prodotto, la vostra home in modalità cellulare, eccetera eccetera. Aggiungi al carrello, tutto al posto giusto. Mi raccomando, voi spenderete i vostri soldi in pubblicità e dovete essere sicuri che il vostro sito sia in perfette condizioni, non ci siano errori di ortografia o magari immagini strane messe a casaccio. Quindi mi raccomando, farò delle revisioni anche dei vostri store per controllare che tutto sia a posto. Salviamo e ripeto l'ultima volta, focalizzatevi soprattutto sul marketing. Anche ovviamente il sito web deve essere accattivante, ma il marketing è fondamentale. Come voi sponsorizzate i vostri prodotti e che percezione i vostri clienti riceveranno dei vostri prodotti. Mi raccomando, fondamentale. Ok ragazzi, adesso potete creare il vostro store online su Shopify. Se il video vi è piaciuto ed è stato utile, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale YouTube di Stefano Montana. Clicca il pulsante iscriviti proprio sotto questo video. Ok, se qualcosa non vi è chiaro, fatemelo sapere nei commenti e voglio sapere esattamente da quale nicchia partireste per creare il vostro shop online e soprattutto come vorreste pubblicizzare i vostri prodotti. Ok, attraverso quale via di comunicazioni, attraverso quali social media. Ci vediamo al prossimo video.